È la nuova categoria che è entrata di prepotenza nell'automobilismo europeo in questa stagione, la Formula Regional. Siamo al terzo weekend di gare di un campionato che è ancora apertissimo, che vede al comando il pilota danese, già protagonista l'anno scorso del campionato europeo di Formula 3 nelle ultime tre gare, Frederik Veste e Enzo Fittipaldi. Siamo all'Ungaroring, 29 gradi la temperatura dell'aria, e soprattutto è interessante notare quella che è la temperatura all'asfalto, 44 gradi. Questo potrebbe porre i piloti in situazioni critiche proprio per quanto riguarda la gestione delle gomme. Stamattina si sono svolte le due sessioni di qualifica, che sono state dominate da questo pilota danese, Frederik Veste, che sembra avere, rispetto a tutti i suoi colleghi, una marcia in più, soprattutto la freddezza, una grandissima visione tattica. Ha vinto subito al Paul Ricard, dimostrando, ottenendo un primo, un secondo e un altro primo posto, dimostrando di avere una lucidissima visione di corsa. Poi è andato benissimo anche in quel di Vallelunga, dove, ricordiamo, l'ultima gara non è stata disputata, verrà recuperata nell'ultimo weekend di agosto, che coincide anche con il primo weekend di settembre a Imola. Si sono svolte le prove questa mattina con una prima fila tutta premaresi, in Frederik Veste davanti ad Enzino Fittipaldi, il campione uscente della Formula 4. In terza posizione l'inglese Holly Caldwell, che qui si trova particolarmente a proprio agio, davanti al migliore degli altri, ovvero David Schumacher, che dopo essere stato grandissimo protagonista nella gara di Misano sta mostrando di avere le potenzialità per essere uno che è capace di insidiare i piloti della Prema per quanto riguarda la vittoria finale nel campionato. A sorpresa, ma pensate, nella gara che vedrete domani è andata ancora meglio, almeno per quanto riguarda le qualifiche. In quinta posizione c'è Sofia Flörsch, che dopo un inizio titubante nelle prime tre gare, quelle disputate in Francia, Le Castellet, al Paul Ricard, adesso ha preso davvero tra le mani la propria vettura, la propria Tatus motorizzata Alfa Romeo, ed è lì pronta ad approfittare di qualsiasi errore degli avversari. Dietro di lei c'è l'ex campione di Formula 4, l'argentino Marco Siber, che è rientrato nell'automobilismo attivo proprio il mese scorso nella gara di Vallelunga. Poi il brasiliano Igor Fraga, il portacolori del team di Danilo Rossi, che era stato grandissimo protagonista al Paul Ricard, abbastanza in chiaroscuro invece a Vallelunga. Poi il primo tra i nordici, ovvero Isaac Blomqvist, davanti al debuttante, il pilota ceco, Repubblica Ceca naturalmente, Tom Beckhauser, che ha già disputato una gara di Formula Regional l'anno scorso in Asia. Poi Raul Guzman, il pilota messicano, davanti a Konstantin Lappalainen. E infine chiudono i qualificati per questa corsa il francese Alexandre Bardinon, l'erede di quella bellissima collezione e soprattutto di quel gioiellino di autodromo che era stato fondato da suo nonno, e Sharon Scolari. Nelle immagini vediamo Ralf Schumacher ingrassato, rispetto, più rotondetto rispetto ai tempi della Formula 1 e del DTM. È uno dei due titolari della US Racing, che è un team che per quanto riguarda la Germania è molto importante. Schierano due vetture qui in Formula Regional per Marco Siebert e naturalmente per David Schumacher, schierano delle vetture anche in Formula 4, e tra queste c'è quella del pilota ceco Roman Stanek, che è arrivato oggi nella gara appena conclusasi, è arrivato in seconda posizione tra i rookie, quarto battuto dal pilota estone della Premier Racing Paul Aron. Per la cronaca, per chi non si fosse messo in collegamento
collegamento con il sito della Formula 4, la gara è stata vinta e dominata da Dennis Hauger davanti a Gianluca Petekov, che ha mantenuto il comando nella classifica di campionato. Campionato che è quello invece di Formula Regional, che vede, come vi ho detto, Frederick Vesti al comando con 103 punti, però il suo vantaggio su Enzino Fittipaldi è assolutamente striminzito. Enzino è a 97 punti, in terza posizione c'è David Schumacher con 58, poi Igor Fraga con 46, Holly Caldwell, il quale sta attendendo l'esito di un ricorso, di un appello che Prema Racing ha fatto circa la posizione del pilota britannico in gara 2 al Paul Ricard, quando il pilota britannico venne escluso dalla classifica per una non conformità di un ammortizzatore posteriore, che in realtà avrebbe dovuto essere posizionato all'anteriore. Insomma, c'è stata già una prima sentenza ed era stata rigettata l'appello della Premier Racing. La Prema adesso ha continuato, convinta della propria buona fede, e siamo in attesa, perché le posizioni di Caldwell e naturalmente anche degli altri per il momento sono congelate. Dietro Caldwell poi ci sono Raoul Guzman, Sofia Flörsch, Blomqvist, Joey Mason, che ha preso parte solo alla corsa di Vallelunga, ma attualmente è un protagonista della Porsche Carrera Super Cup, è uno dei rookie che gareggiano in questo campionato. Per quanto riguarda la Formula Regional, si attendono dei nuovi arrivi a partire dalla gara di Imola, mentre è quasi certo che l'anno prossimo la maggior parte di coloro i quali usciranno dalla Formula 4, ovvero tutti i migliori della Formula 4, arriveranno a rimpolpare i ranghi di questa categoria, che è assolutamente interessante. Abbiamo visto di spalle in funzione anche di starter, ma in realtà è il direttore di corsa, quindi ha una responsabilità molto complessa, il dottor Ferrari, che è uno dei direttori di corsa non solo tra i più competenti in Italia, ma anche a livello mondiale, fa tantissime gare, viene chiamato come direttore di corsa anche in gare internazionali di campionati molto importanti. Pole position quindi per Frederick Vesti, che conferma anche all'Hungaroring, anche in una pista particolarmente tignosa, difficoltosa, perché impone, e l'ho già detto, un'unica traiettoria e chi sbaglia paga, lo abbiamo già visto in Formula 4. Anche qui ha dimostrato di avere una freddezza forse superiore a quella dei propri rivali. Sicuramente in gara dovrà guardarsi da Enzo Fittipaldi. Sono compagni di squadra, ma sono in piena lotta per la leadership nel campionato. Hanno due caratteri differenti, si rispettano tantissimo, però sappiamo che Fittipaldi, che è pilota della Ferrari Racing Academy, vuole conquistare la vittoria, vuole tornare a comandare una serie internazionale, come era accaduto l'anno scorso ai tempi della Formula 4. Le Formula Regional qui girano circa 4-5 secondi più veloci rispetto alle migliori Formula 4, quindi c'è chiaramente l'incremento di prestazione tra una categoria e l'altra. Manca un minuto alla partenza del giro di ricognizione, si sono accesi i motori, naturalmente i quattro cilindri Alfa Romeo sovralimentati, che forniscono potenze attorno ai 280 cavalli per queste vetture, che a livello di aerodinamica sono abbastanza differenti rispetto alle Formule 4, hanno dimensioni naturalmente più generose, come più generose si distinguono per un estrattore posteriore al retrotreno di generosissime dimensioni, naturalmente sono più larghe le pance per permettere a questi propulsori di respirare meglio, di raffreddare meglio, e anche per trovare la giusta quadratura aerodinamica. Vedete che bella questa immagine, grande soddisfazione per la Prema Racing, che vede 1, 2, 3, ovvero Petekov, Enzino Fittipaldi e Holly Caldwell nelle prime tre posizioni, poi
abbiamo la vettura bianca di David Schumacher e quella scura del team Van Amersfoort di Sofia Flörsch, che è andata veramente molto forte. Ve l'ho già accennato, comunque nella gara 2, quella che partirà domani mattina e che spero seguirete, la ragazza tedesca addirittura partirà in seconda fila dopo aver ottenuto uno splendido terzo posto. Sofia Flörsch, che nel periodo di fermo del campionato, ovvero tra la gara di Vallelunga e questa, si è recata alla Dallara per andare a conoscere personalmente l'ingegner Dallara e anche per ringraziarlo per la robustezza delle vetture, ed è stato grazie anche alla scocca prodotta dall'azienda di Varano che la ragazza tedesca è riuscita a uscire dall'abitacolo della propria monoposto dopo quel terrificante volo al Gran Premio di Macao. Sofia Flörsch non va ricordata per quello, va ricordata perché sta dimostrando di essere un pilota validissimo dopo aver disputato quasi tutto il campionato europeo di Formula 3 l'anno scorso. Ha scelto quest'anno di gareggiare in Formula Regional, inizio, lo abbiamo detto, un po' titubante, ma la macchina era appena arrivata e la ragazza era reduce da quel brutto volo in terra asiatica, ma adesso invece ha rotto gli indugi e sulla pista sicuramente più tecnica tra le prime che sono state affrontate dai piloti della Formula Regional ha dimostrato di valere tantissimo. Stanno avviandosi verso la conclusione del giro di ricognizione di una corsa che durerà come tutte le altre 30 minuti più un giro. Vi ricordo che domani alle 11:30 partirà la gara 2 che vedrà ancora in pole position Frederik Vesti, leggermente più in difficoltà Enzo Fittipaldi, ma adesso attendiamo mentre è sfilata la vettura di Igor Fraga, che è un pilota, è il più anziano del gruppo, è il pilota forse con maggiore esperienza, è un pilota che esce dall'accademia della Nissan, la GT Academy, essendo stato uno dei migliori giocatori tra virgolette virtuali al mondo, e lui ha potuto iniziare a correre grazie a quella esperienza. Gianluca Petekov ha vinto la gara, è arrivato secondo nella gara di Formula 4, ha tenuto quindi in alto i colori brasiliani. Vedremo adesso Enzino Fittipaldi in seconda posizione cosa farà, mentre si sta schierando Sherry Scolari. Avete visto sto Frederik Vesti che è lì fermo al palo, bandiera verde, adesso si accenderà il semaforo rosso e potrà iniziare questa gara che sarà sicuramente entusiasmante. Si alza il rumore dei motori, è partito benissimo Petekov, leggermente in difficoltà mi sembra Enzo Fittipaldi, che è andato a chiudere la traiettoria Dolly Caldwell, che viene attaccato all'esterno da Sofia Flörsch, mentre grandissima la partenza di Marco Sieber, che è riuscito ad infilare in un solo colpo tanti piloti e anche il suo caposquadra tra virgolette, ovvero David Schumacher, che è partito molto male. Tra le primissime posizioni vediamo anche Igor Fraga, mentre davanti ha perso invece all'improvviso anche la ragazza, ovvero Sofia Flörsch. È partito benissimo Frederik Vesti, è davanti a Enzo Fittipaldi e Olli Caldwell, ma è cambiato tutto per quanto riguarda le posizioni retrostanti, con Marco Sieber davanti a Igor Fraga. Poi hanno fatto molta confusione Sofia Flörsch, David Schumacher, è partito bene anche Raul Guzman, che scattava in penultima fila, e poi abbiamo Blomqvist e Beckhauser, il pilota debuttante, Bardinon, Lappalainen e in ultima posizione Sharon Scolari, che prosegue il proprio apprendistato al volante di monoposto così complicato e così difficile da guidare. Sotto osservazione partenza di Beckhauser, non sappiamo se il pilota ceco è scattato in anticipo, di sicuro non ha guadagnato tantissimo, mentre Frederik Vesti ha preso già un certo margine su Fittipaldi e Olli Caldwell, c'è una bella
bella lotta alle loro spalle con Marco Siebert, che si è ricordato di essere l'ex campione, il primo campione della Formula 4, e che dopo varie vicissitudini, soprattutto finanziarie, è riuscito a rientrare da professionista nel mondo delle corse, scegliendo proprio il Formula Regional. Marco Siebert, partenza splendida, quarta posizione per lui, davanti ad Igor Fraga, con David Schumacher che va ad infilare di prepotenza Sofia Flörsch e si riprende una posizione, però è molto indietro rispetto a quello che aveva dimostrato nelle prove. Partiva quarto. Ricordiamoci inoltre un'altra cosa, l'ho già detto, per quanto riguarda la gara di Formula 4, se si sbaglia la traiettoria, se si sbaglia un'uscita oltre il cordolo, si raccoglie molto sporco e ci vogliono almeno uno o due giri per donare alla vettura la direzionalità perduta. Per il momento la gara è senza storia, con Vesti che la sta gestendo benissimo davanti a Fittipaldi e Olli Kolder. Naturalmente i tre per il momento non vogliono prendere rischi, la gara è lunga, ci sono 44 gradi di temperatura all'asfalto, bisogna trattare bene le gomme, soprattutto in queste prime fasi, mentre abbiamo visto la vettura di Blomqvist leggermente in crisi all'uscita di quelle curve. Ci sono varie lotte, ma per il momento la situazione non cambia, con i tre piloti della Prema che stanno dominando. Ecco, ad esempio, all'uscita di quella curva che è molto veloce, la conclusione delle una di seguito all'altra della parte alta, si rischia sempre di andare fuori pista, di superare il cordolo e di sfruttarla. Non è un bene, perché le gomme ne risentono, ne risente quindi la guidabilità della monoposto. Hanno sbagliato sia Costantin Lappalainen sia Beckhauser, mentre ancora Vesti nettamente davanti ad Enzino Fittipaldi e a Olly Caldwell. Abbiamo questo terzetto con David Schumacher che va all'attacco adesso del pilota brasiliano Igor Fraga, che non sembra reggere il passo dell'altra vettura della US Racing, ovvero quella di Marco Siebert, che si trova inaspettatamente al quarto posto. Fa un po' da tappo Igor Fraga sia a David Schumacher sia a Sofia Flörsch, che dopo una splendida partenza è andata sullo sporco. Vediamo intanto quello che è successo. Sì, hanno sbagliato in serie, hanno sbagliato sia Beckhauser sia Blomqvist sia Lappalainen, quindi tutti e tre oltre il cordolo in quella scomodissima curva. È una curva, vi ricordo, si esce da 2S, una lenta e una che si percorre tutta in accelerazione, e quando vai per uscire da praticamente in pieno, anzi la fai in pieno da quella curva, vai oltre il cordolo, ma rischi proprio di andare non solo a danneggiare il fondo, quanto di rovinare le gomme posteriori. Ha preso un leggero margine Marco Siebert, che sta andando all'attacco di Olly Caldwell, mentre David Schumacher, secondo me, alla conclusione di questa tornata tenterà l'attacco proprio in rettifilo principale a Igor Fraga. I due sono molto vicini, vediamo che Schumacher è in scia per il momento abbastanza ancora lontano, mentre si è avvicinato, ha guadagnato qualcosa Enzino Fittipaldi nei confronti di Frederik Vesti. Schumacher non è riuscito a guadagnare nulla in rettifilo, anzi ha perso qualcosa. Enzino Fittipaldi ha anche ottenuto, l'abbiamo visto nelle indicazioni forniteci dal nostro Mauro Valentinuzzi, qui intanto ci sarà un errore di Sharon Scolari, che è andata a toccare il cordolo, poi all'improvviso ha perso la vettura. Testa coda in loco per la ragazza svizzera che fa gara a parte, quella meno esperta, sicuramente quella che ha meno background. Ci sono errori in serie nelle retrovie. Qui è Beckhauser che ha il debutto in questa categoria, insieme a Sofia Flörsch. Sofia Flörsch che ha perso tanto. Vediamo quello che è successo in partenza. È partito veramente male David Schumacher, che viene infilato dal proprio compagno di squadra
Marco Sieber, che poi porta all'esterno l'avventura della Flörsch. La Flörsch era partita bene, poi si è un po' disunita nelle fasi centrali del primo giro. Peccato per Flörsch, che adesso ha perso posizioni perché è stata superata da Schumacher e rischia di essere anche attaccata da Guzman. Ancora all'attacco, all'arrembaggio, ve l'avevo detto, il primo giro, i primi due giri contavano poco perché sia Vesti sia Fittipaldi stavano gestendo la situazione, ma in questo momento Fittipaldi ha rotto gli indugi, si è avvicinato a Vesti. Adesso ci attendiamo la risposta da parte del pilota danese, mentre Olli Caldwell ha preso un leggero margine su Marco Sieber, dietro il quale c'è Igor Fraga, che sta faticando a tenere David Schumacher. David Schumacher è chiaramente arrabbiato per l'errore che ha compiuto in partenza, è un po' quello che è successo a Mikhail Bielov nella gara di Formula 4, è costretto a rimontare. Qui i sorpassi sono particolarmente difficili, ci vuole molta imprevedibilità, ci vuole l'arguzia di scoprire un punto segreto, ma dopo tanti anni di Gran Premio, ricordiamo il primo Gran Premio di Formula 1 qui si è tenuto nel 1986, quando di fatto è nata la pista ungherese, di sorpassi spettacolari qui ne abbiamo visti pochissimi, uno di Daniele Ricciardo, poi delle splendide gare di Mika Schumacher, che in una leggendaria edizione di un Gran Premio con una Ferrari in chiara difficoltà riuscì a rimontare quello che sembrava il dominio di Mika Häkkinen e a vincere. Per il resto abbiamo visto anche tante corse dove chi era partito in testa era riuscito comodamente a mantenere comodamente si fa per dire, la posizione, perché proprio dei pertugi, dei varchi per passare al di là della prima curva o di un errore palese di chi hai davanti non ce ne sono, e c'è solo una traiettoria, proprio come accade nelle piste di sci. Qui Fraga, più che ad andare ad attaccare Siebert, ha tentato una manovra di resistenza passiva nei confronti di David Schumacher, cioè si è posizionato al centro. Intanto Marco Siebert, giro più veloce, 42.6, è in palla il pilota argentino, che ricordiamo ha scoperto la vettura per la prima volta nella gara di Vallelunga. Dopo guardiamo intanto che cosa è successo tra Beckhauser e Isaac Blomqvist, che è riuscito a superare il pilota ceco, che ricordiamo è al debutto in questa categoria, ha disputato altre gare in questa stagione, l'anno scorso una gara in Formula 3 Asia, qualche gara in Formula 4 nel campionato degli Emirati Arabi Uniti, qualche gara nel campionato di Formula 4 tedesco, però non è stato costante nelle proprie partecipazioni. Adesso è salito per la prima volta sulla Formula 4, un debutto decoroso in qualifica, adesso vedremo come riuscirà ad esprimersi in gara. Per quanto riguarda le Formula Regional, come le Formula 4 erano state qui due settimane fa, le sessioni erano state dominate da Ferdinand Augsburg, il principe Ferdinando d'Asburgo, che è uno dei protagonisti del DTM, ma che proviene dal campionato europeo di Formula 3. Naturalmente era un pilota ospite, non era un pilota che avrebbe partecipato alle gare del campionato, ha dominato. Stiamo vedendo intanto questo bel gruppone centrale, che è composto da Marco Sieber, Igor Fraga, David Schumacher, Sofia Flörsch, che non molla il figlio del ex pilota di Williams e Toyota in Formula 1, anzi è nella scia di David. David, che è un pilota molto serio, molto preparato, anche lui sta crescendo, proviene dalla Formula 4, Formula 4 tedesca, non ha grandissima esperienza, un po' come il papà, qui è molto low profile, non è un ragazzo tra virgolette che se la tira, è un ragazzo molto coscienzioso, segue le indicazioni del papà.
che ricordiamo è il titolare di questa squadra, West Racing, che appunto schiera Marco Siebert e David Schumacher, mentre Sofia Flörsch è la protagonista e la capofila, almeno in questa gara, del Van Amersfoort Racing. Abbiamo visto la vettura di Ollie Caldwell, che per il momento si trova in terza posizione, pilota britannico, proviene dalla Formula 4, dove è stato grandissimo protagonista e grande rivale di Enzino Fittipaldi, è il terzo tra i rookie. Bella questa immagine che ci mostra quanto grande sia il dominio della Praema e quanto intelligente sia la guida di Frederick Vesti. Frederick Vesti è un pilota che sa decisamente gestire, ha lasciato sfogare nelle primissime battute Enzo Fittipaldi, lo ha lasciato avvicinare, poi non ha impiegato un attimo, dopo due giri più veloci ottenuti da Enzo Fittipaldi ci ha piazzato un 1.41 e rotti e ha preso, si è ripreso il vantaggio che aveva accumulato nelle prime due tornate sul proprio compagno di squadra, ma in questo momento il suo primo rivale, sia in questa gara sia nella classifica. Procede la processione intanto per quanto riguarda la lotta per il quarto, quinto, sesto e settimo posto, con due gruppetti nello stesso gruppo, ovvero il primo composto da Sibor, sì, eccolo qui David, Ralf Schumacher, il papà di David Schumacher, ottimo ex pilota di Formula 1. Ralf Schumacher è sempre stato abbastanza sottovalutato, però è sempre andato forte, chiaramente il cognome era pesante, non è mai stato il fratello raccomandato di Michael Schumacher, perché si era guadagnato il titolo tedesco di Formula 3, nelle categorie inferiori era andato sempre bene, e sia con la Williams, sia con la Jordan, sia con la Williams, sia con la Toyota ha sempre dimostrato di essere un ottimo pilota, forse non molto costante, ma sicuramente tanto veloce. Ma torniamo in diretta con David Schumacher, visto che si stava parlando di suo padre che è attaccato agli scarichi della Tatus di Formula Regional di Igor Fraga, leggermente più defilata Sofia Flörsch, dietro la quale sta rinvenendo quanto Raul Guzman, che è ritornato nell'ambiente a lui più congeniale proprio in questa stagione, dopo essere stato protagonista in Formula 4 è ritornato in Formula Regional, è stato protagonista fin dalla prima corsa. Ma siamo ancora in diretta con Igor Fraga, David Schumacher, Sofia Flörsch e Raul Guzman, più staccati decisamente tutti gli altri, ad iniziare da Blomqvist, da Palainen, poi Bardinon, Beckhauser e lontanissima Sharon Scolari, che è sconsolatamente in ultima posizione dopo quell'errore che l'ha costretta al testa coda nella curva del tornante che poi porta nel breve rettifilo della, dell'ingresso box, quello di fatto prima dell'ultima curva. 15 minuti più un giro alla conclusione della corsa, con David Schumacher che è uscito di traiettoria per andare a farsi vedere nei confronti di Igor Fraga, che ha sbagliato invece l'uscita di quella curva, è una curva relativamente veloce che porta proprio all'errore quando si esce, è lì che i piloti, anche lì che i piloti sporcano parecchio le gomme. Fittipaldi secondo, poi Ollie Caldwell terzo, eccolo qui, ancora il giro più veloce è quello di Frederick Vesti, 1.41.394, ha preso il largo Vesti, bravissimo, grandissimo applauso, questo ragazzo non solo va forte ma ha una bellissima testa, sicuramente l'esperienza nelle ultime tre gare di Formula 3 del campionato europeo dell'anno scorso lo ha aiutato, perché confrontarsi con dei piloti importanti in un campionato particolarmente difficoltoso come era quello era essenziale. Anche in Formula 4 era andato
pilota forte, è un pilota che ha un grande potenziale, molto professionale nell'approccio, personalmente mi piace, cioè è un pilota sul quale si può costruire, perché secondo me ha anche una bella visione tattica, è uno di quelli che se non può vincere non si prende il rischio, va e conquista i punti, ma se è al comando gestisce la corsa come meglio crede. Attenzione, perché adesso, o almeno nella parte centrale dell'autodromo, David Schumacher è molto vicino a Vigor Fraga, deve cercare di mantenere questo distacco però anche in rettifilo, perché è lì l'unica possibilità per cercare di infilare il pilota brasiliano, che guadagna tantissimo in quella curva. Poi si va nel tornantino, eccolo qui, tornante di seconda, si mette la terza in uscita, la si mantiene per l'ingresso nell'ultima curva, e qui si dovrebbe essere attaccati, non è attaccato a sufficienza, almeno dalle immagini televisive non sembra, David Schumacher, per poter pensare di sfidare Igor Fraga in frenata alla prima curva. Anzi, deve guardarsi da Sofia Flörsch, che va al suo interno. Grande la ragazza tedesca che sta sfidando il connazionale sulla grinta, sulla determinazione, ci prova anche in questa difficile curva in discesa, dove però in uscita c'è solo una traiettoria, perché sennò non si riesce più a impostare la veloce curva destra che porta in questo rettifilo in salita, dove c'è la curva cieca, la curva massa, dove si scala una marcia, ma in pieno lo si fa, e poi si entra nella parte più lenta dell'autodromo, questa con la S da seconda o addirittura da prima a seconda delle categorie, e poi seconda, terza, e poi c'è questa prima S, che in pratica sono una curva, due curve, sempre in accelerazione, sempre di più, mettendo una marcia, si arriva qui dove è importante uscire bene, non sporcare troppo le gomme, perché c'è questo breve rettifilo con la curva veloce in discesa e poi tornante, e si conclude il giro. Lo slow motion su Sofia Flörsch e prima ancora su David Schumacher. Le Formula Regional sono caratterizzate, è scontato, perché ognuno lo vede dal sistema Halo, che è stato voluto fermamente dalla Federazione Internazionale e naturalmente da ACI Sport. L'Halo quindi introdotto anche nelle categorie promozionali. Fa parte integrante delle vetture, ci prova ancora Sofia Flörsch, ma quello forse non è il punto ideale per poter permettersi un sorpasso, mentre al comando Frederik Bestia, sempre 2,5 secondi su Enzo Fittipaldi, più staccato Olly Caldwell, che è in solitario in terza posizione, a respiro per il momento anche Marco Siebert. Il duello tra David Schumacher e Sofia Flörsch lascia un po' di respiro anche ad Igor Fraga. Poi più indietro abbiamo in ottava posizione Guzman, Blomqvist, Lappalainen, Alexander Bardinon, figlio e non solo nipote di suo papà, era stato un buon pilota di Formula 3 nei campionati francesi del passato, anche inglese, poi Beckhauser e Sharon Scolari, quando mancano 9 minuti più un giro, quindi circa 12 minuti alla conclusione di una corsa che per il momento è dominata da Frederik Bestia, che sta facendo il bello e il cattivo tempo. Alla partenza il ragazzo danese ha preso un vantaggio notevole su Enzo Fittipaldi, poi ha saputo gestire le gomme nei primi 4 giri, si è fatto rimontare nel momento in cui ha visto Fittipaldi vicino, ha attaccato e ha incollato il piede destro sull'acceleratore e con il suo piede ha ottenuto 2 giri più veloci in sequenza, portando il vantaggio a circa 3 secondi. Ci riprova ancora Sofia Flörsch, ma sono sempre manovre non totalmente convinta, dovrebbe cercare di riuscire a rimanere attaccata all'uscita della ultima curva, la propria vettura a quella di David Schumacher, per tentare l'impresa. È difficile anche perché quella è una curva
si va anche in sottosterzo e si rischia di perdere del terreno in uscita, quindi quei centimetri che poi ti impediscono di andare a sfidare nella curva successiva, ovvero la prima, il tuo sfidante, il tuo duellante, il duellante con il quale stai lottando. Marco Sieber, vedete, tranquillo, è dietro a Holly Caldwell, poi c'è Igor Fraga, poi David Schumacher, che adesso sembra essersi leggermente svegliato dal torpore degli ultimi due giri nel quale è stato attaccato da Sofia Flörsch, mentre l'immagine bella di Frederik Vesti all'attacco delle, della variante della chicane, che poi porta nella parte più tortuosa. Per il momento le sue gomme mi sembrano essere in ottime condizioni. Da ricordare che in Formula 4 invece la vettura del vincitore, quella di Dennis Hauger, aveva la gomma anteriore destra con un deciso accenno di blistering, a dimostrazione che anche nelle categorie inferiori la gestione del pneumatico è fondamentale se si vogliono ottenere delle belle prestazioni. Ma Igor Fraga adesso è stato riattaccato da David Schumacher, che, come vi ho detto, si è svegliato da quel torpore che lo aveva colto in occasione del suo duello con Sofia Flörsch. Eccoli qui i tre più staccati: Guzman e poi Isaac Blomqvist. Adesso il vantaggio di Vesti su Fittipaldi di 2 secondi e 3 a 6 secondi c'è Holly Caldwell, poi Siebert, Fraga, Schumacher, Flörsch, Guzman, Blomqvist, Lappalainen, Bardinon, Beckhauser, che prosegue l'apprendistato con una vettura che non conosce, e Sharon Scolari. Giro più veloce per il momento, l'ultimo giro è stato 1:41.502 di Enzo Fittipaldi. Giro più veloce resta quello di Vesti, 1:41.3. Vesti in questa tornata 1:41.7, 1:41.7 anche per Holly Caldwell, 1:41.9 per Marco Sieber e 1:41.9 per David Schumacher, tutti gli altri sopra il minuto e 42. Marco Sieber, Igor Fraga, David Schumacher, Sofia Flörsch. Dietro la quale c'è il messicano volante Raul Guzman, ma le immagini sono ancora su Frederik Vesti. Vedete la differenza estetica al di là dell'ala posteriore delle paratie e della configurazione tra Formula 4 e Formula Regional, sono proprio quei grandi deviatori di flusso sulle pance e quel generoso estrattore che intravediamo proprio quando le vetture sono riprese dal retrotreno, che assicura l'aderenza all'asfalto. La classifica è confermata, anche i distacchi, 1:41.5 adesso per Frederik Vesti, che quindi va a sfiorare il proprio primato personale. Vedete com'è bravo Vesti, perché aveva perso qualche decimo nei confronti di Fittipaldi la tornata precedente, ha un computer in testa questo ragazzo e ha riaumentato il passo, quindi si è riposizionato in situazione di completa sicurezza e di controllo della gara quando ormai manca poco alla fine, circa 6 minuti alla conclusione. Tutto sembra essere deciso, almeno per quanto riguarda le prime tre posizioni, non sicuramente dal quarto posto in poi, perché Marco Siebert ha un leggero margine, ma Igor Fraga e David Schumacher hanno la possibilità di cercare di rimontare l'argentino, di qui poi a superarlo la faccenda è differente, anche perché proprio per la sua conformazione questa pista, che è tutto un saliscendi e che impone una sola linea, rende di fatto impossibili i sorpassi a meno che non ci sia un errore macroscopico di chi si è davanti. È interessante invece adesso vedere se David Schumacher riuscirà ad avere la meglio su Igor Fraga, che per il momento sta facendo un po' come Vesti, gestisce la propria posizione.
sondaggio su Enzino Fittipaldi, di fatto ha chiuso il discorso con questa tornata. Vesti ha chiuso il discorso per il primo posto, un primo posto tra le altre cose più che meritato. Dell'autodromo ungherese, di qui inizia a perdere, probabilmente anche per una questione di carico aerodinamico, di regolazione delle ali. Va leggermente in difficoltà sul rettifilo, dove David Schumacher cerca sempre di avvicinarsi. Stiamo vedendo intanto, e infatti vedete David Schumacher è andato all'attacco, c'è stata una chiusura netta in rettifilo da parte di Igor Fraga, ma in questo momento David Schumacher si è posizionato per andarlo ad attaccare all'interno di questa curva. Attacca, va buona la traiettoria anche se leggermente esterna da parte di Fraga, che inizia ad avere dei segni sulla gomma posteriore sinistra, quindi potrebbe iniziare ad avere qualche problema, ma vedete che ha già riconquistato un margine di leggera sicurezza, diciamo di leggera sicurezza, perché poi dopo vedete che perde nella seconda parte. Quindi i due hanno uno stile di guida differente, con Fraga che mantiene il vantaggio nella prima parte, ne perde nella seconda, ma adesso David Schumacher è veramente vicino, è vicino anche in questo settore. Adesso starà dietro al pilota brasiliano che va nella veloce curva che poi porta nel breve rettifilo. Tornante, seconda marcia, non deve allargare troppo Igor Fraga, deve cercare poi di uscire centralmente e di non dare spazio all'attacco della prima curva come è accaduto nell'occasione precedente. Qui erroraccio da parte di Beckhauser, si vede che è un debuttante, è andato sul cordolo, la vettura ha preso aria, si è impennata, niente di particolare. Qui Fraga è riuscito a stringere i denti, a mantenere la posizione, sicuramente si trova in una situazione migliore rispetto a quella del giro precedente, quando aveva consentito a David Schumacher l'attacco sia in rettifilo sia fino a questa curva. Giro più veloce, l'ultimo sempre di 1.41.3 da parte di Frederik Vesti, mentre è chiaro che tra Igor Fraga e David Schumacher i tempi siano assolutamente l'uno la fotocopia dell'altra. Le immagini sono tornate quando mancano poco più di 10 secondi alla conclusione del tempo regolamentare. Poi ci sarà un giro sui dominatori di questa corsa, ovvero Frederik Vesti, che ormai ha quasi 3 secondi e 6 di vantaggio su Enzo Fittipaldi, primo e secondo in questa gara, il primo e secondo della classifica del campionato, più staccato Olly Caldwell, poi Marco Sieber. Ma è interessante notare quello che faranno Igor Fraga, David Schumacher e Sofia Flörsch, che sono stati tre che hanno movimentato una gara tutto sommato molto lineare, che ha visto Frederik Vesti, adesso passerà sul traguardo per la penultima volta, quindi inizierà la tornata conclusiva e potrà levarsi anche la soddisfazione di andare a doppiare Sharon Scolari. Questo è Antonio Fuoco, lo avete visto anche 2 settimane fa, grandissimo protagonista in campionato italiano Gran Turismo, ha rischiato di vincere gara 2 portando la propria Ferrari ad una bellissima posizione da podio, il pilota che è anche salito sulla Ferrari di Formula 1 in questa stagione. Il terzetto della Prema con Vesti alle prese con il doppiaggio di Sharon Scolari e Fraga alle prese invece con i bolletti ardore di David Schumacher, è andato a fumare in staccata il pilota brasiliano, che continua ad avere qualche problemino con il pneumatico
sinistro. Però per David Schumacher le possibilità di cercare di passare il brasiliano scemano curva dopo curva, qui è un rischio troppo grande costringere all'errore Fraga. Secondo me ci proverà o al tornante o addirittura all'ingresso dell'ultima curva, o se no dovrà accontentarsi, però è in scia, è molto vicino. Qui però stare troppo in scia ti porta l'avventura a perdere aderenza all'avantreno e quindi a perdere qualche cosina. Intanto Frederik Vesti sta andando solitario. Grande applauso per il danesino volante, vittoria strameritata di Vesti, che va a conquistare anche il giro più veloce, bravissimo, davanti a Enzo Fittipaldi, Ollie Caldwell, poi Marco Siebert, è bravo Igor Fraga, che è riuscito a tenere dietro David Schumacher, protagonista di una buona corsa ma di una pessima partenza. Poi Sofia Flörsch, Raul Guzman, Isaac Blomqvist, Costa Lappalainen, Alexander Bardinon, Tom Beckhauser e Sharon Scolari, che è stata proprio l'ultimo giro doppiata dai primi tre. Un trio della Prema Racing che conferma di essere il punto di riferimento in tutte le categorie. Di fatto in Formula Regional questo è ormai acclarato, con Frederik Vesti che va a conquistare altri 25 punti, quindi a consolidare la sua prima posizione in classifica. Grazie al secondo posto Enzo Fittipaldi non perde tantissimo rispetto al suo compagno di squadra e rimane nella seconda posizione. Sale invece di tanto Ollie Caldwell, che a questo punto potrebbe benissimo, ma vedremo quello che accadrà domani, perché domani ci saranno altre due gare di Formula Regional come di Formula 4, potrebbe benissimo salire sul terzo gradino del podio di un campionato che dopo questo weekend proseguirà la settimana prossima al Red Bull Ring in Austria, poi in settembre a Imola, successivamente a Barcellona, poi Mugello e infine gran finale a Monza. Domani vi voglio ricordare che le gare saranno, la seconda gara di Formula Regional partirà alle 11:30, mentre la terza concluderà il pomeriggio delle gare che si svolgono qui in Ungheria alle 16:40. Nel frattempo ci avremo visto anche quello che accadrà nelle due gare di Formula 4. Formula 4 che è stata dominata da Van Amersfoort e da Dennis Hauger questa mattina, Formula Regional che invece oggi è stata non dominata di più da questo pilota, da Frederik Vesti, il danese educato e gentile e soprattutto il danese gelido, velocissimo, che sa gestire le corse a proprio piacimento. E guardate che soddisfazione per Angelo Rosin e per i suoi ragazzi vedere le livree bianco-rosse classiche della Prema al primo, al secondo e al terzo posto. Un grande applauso per Frederik Vesti, che può salire per la terza volta, per la quarta volta sul podio più alto di una gara di Formula Regional. Per il momento è lui il dominatore incontrastato, primo posto per lui nella prima gara del Paul Ricard, secondo posto nella seconda gara del Paul Ricard, primo posto nella terza gara del Paul Ricard, poi sfortunatissimo a Vallelunga, quarto posto per lui in gara 1, ma netta vittoria in gara 2, gara 3 non c'è stata a causa della pioggia e nuova vittoria qui. Bene anche per il momento la stagione di Enzino Fittipaldi, che va a conquistare, pensate, il quinto secondo posto del proprio campionato. A lui però va il merito di avere vinto gara 2, quella di Le Castellet. Ora Ciro Sessa, Deus ex machina dell'automobilismo sportivo italiano, è uno di quei personaggi che si vedono raramente sugli schermi, ma che di fatto
gestiscono con la loro grandissima professionalità ogni aspetto, lo chiamo Deus Ex Machina perché tutti più o meno ci rivolgiamo a lui quando abbiamo bisogno di sapere qualcosa a livello di regolamenti, ma anche per sbrigare delle banalissime pratiche. È l'anima di ACI Sport, Ciro Sessa, personaggio fondamentale, ripeto, nell'automobilismo italiano, direi uno dei personaggi più importanti per quanto riguarda il motorsport. Gli slow motion sono tutti dedicati ai tre piloti della Prema, terzo posto per Holly Caldwell, secondo posto per Fittipaldi, primo posto per Frederick Vesti, ma rivediamo la sua cavalcata importante, bellissima, parte, va subito a prendersi la traiettoria giusta per impedire a Enzino Fittipaldi di soffiargli il primo posto guadagnato nelle prove. Guardate quello che succede alla staccatone della prima curva con un magnifico Marco Sieber che va ad infilare David Schumacher, poi costringe all'errore Sofia Flörsch e va in quarta posizione. Di fatto è il sorpassone che determina le posizioni di classifica finale. Questo è un errore da parte di Sharon Scolari, la ragazza svizzera che ricordiamo non ha esperienza precedente di monoposto e quindi si trova in difficoltà. Poi qui il duello tra Bardinon e Blomqvist e la stessa Sofia Flörsch, che poi andrà all'attacco di David Schumacher, il quale cercherà di superare proprio nel finale Igor Fraga, il pilota brasiliano, che riuscirà a mantenere comunque la propria meritatissima quinta posizione. Per quanto riguarda Holly Caldwell, col numero 64, un pilota arrivato terzo, gara molto regolare, mentre per quanto riguarda Enzo Fittipaldi ha attaccato, ma forse ha attaccato troppo presto Vesti, il quale saggiamente ha risparmiato le gomme nelle prime fasi per poi piazzare una serie di temponi sul giro di primati della pista per la Formula Regional nelle fasi centrali e nelle ultime battute. Podio tutto Prema, andiamo a ascoltare l'inno nazionale danese per Frederick Vesti, dominatore di questa gara di Formula Regional. Premiazione per il terzo classificato Holly Caldwell, seconda posizione per Enzo Fittipaldi, il campione di Formula 4 che debutta con la sorellina maggiore di questa monoposto in questa stagione, e primo posto per Frederick Vesti. Dice yes, se l'è guadagnata, se l'è meritata. Lucidissimo il pilota danese, premio naturalmente anche per la Prema Racing, soddisfazione anche per Alfa Aron, fratello di Paul Aron, che è stato protagonista nella gara di Formula 4. Ralf quest'anno non corre, funziona un po' come direttore sportivo, come logistico della Prema, però ha provato recentemente una Formula 4 dotata di un light hybrid, ovvero di un piccolo motore ibrido. Podio per i primi tre della Formula Regional che rivedremo in azione domani. Vi do subito l'appuntamento per la gara 2 che si svolgerà domani mattina con partenza verso le 11:30, quindi collegamento attorno alle 11:25. Gara 3 invece alle 16:40 sarà quella che concluderà il lungo weekend motoristico dell'Hungaroring. In precedenza avremo alle 10:25 la gara della Formula 4 e alle 15:35 la terza gara, sempre della categoria più piccola ma la più numerosa di quelle proposte dalle formule addestrative internazionali. E su queste immagini io vi do appuntamento appunto a domani per la seconda gara di Formula Regional, una Formula Regional che è sempre più nelle mani della Prema Racing e soprattutto di un pilota gelido, uno stratega perfetto, tra le altre cose anche velocissimo, Frederick Vesti, dominatore con la sua vettura numero 2, la sua Tatus numero 2 di un'altra gara, quella dell'Hungaroring. Pole position, vittoria e giro più veloce, hat-trick, cosa si può volere di più?
Vedremo domani se Enzo Fittipaldi, Olly Caldwell, Marco Sieber, David Schumacher, Sofia Flörsch e Igor Fraga riusciranno a prendersi la rivincita su un binomio, quello tra Prema e Frederik Vesti, che per il momento sembra davvero imbattibili. E su queste immagini vi do appuntamento a domani mattina per gara 2 di Formula Regional. Arrivederci. P5 technically, and then I just sent it on the brakes, and that's it. No, just in the middle. That was good. Yeah. I never even saw that because I was down at the last corner. I thought everything would just form. No, that'll be an interesting video then. Oh, good idea. But the jump was good, right? What do you mean? No, I mean, the first like 0.5 seconds was good, and then the engine switched off. So. Too much of a drop. Yeah. Too much grip. Too much grip. Yeah. Where's Tom? Yeah. One guy needs to be here, isn't he? Ma sta rifacendo tutta la sintesi dello spagnolo.